Ehi là, bentornati. È Cecilla che sta aspettando che mi torni a giocare. Quindi dovrebbe esserci un bonus, ma al momento non posso accederci perché ho bisogno di più gemme. A ogni modo, è logico che in questo gioco si possa pensare che sia un just for fun, dato che... Oh, perfetto. già, l'altra volta ho trovato solo qui. Beh, andiamo qui allora. Che qui, insomma, non c'è un game over. Si può morire all'infinito se ricomincia solo il livello. Ehi, sono di nuovo questo animaletto. E mi sembra logico. Quindi devo fare occhio a non toccare l'acqua, se no crepo istantaneamente. Ah sì, e questi uccellini hanno un potere unico, mi pare, che è ammazzare appunto i fantasmi. Molto utile. Considerando che da Jill normale non puoi. Sali. È un vero e proprio labirinto. Ehi là. Occhio qui. Oh. Oh. A mele mele. Ho un'ultima chiave là. La prenderò evidentemente da quest'angolo qui. Sì, beh, non si può proprio chiamarlo un labirinto quest'ultimo. A posto. Caspita, sta qua, la evito sempre all'ultimo momento. Perfetto. Eevee, Angie, fate le brave. Oh, rieccomi di nuovo nella mia forma normale. Già finito il livello? Chiarore, era corto. Prossimo. Mi sa che un paio di livelli purtroppo li ho saltati perché io sono oltrepassato lì. Ok, sì, come se non lo sapessi già prima. Questi sono piuttosto particolari. Vi faccio vedere subito cosa significa. Se li passo così, vengo ammazzato. Quindi devo farli rimanere così, alzati, in modo che non mi ammazzino. Non facciano pappina di me. Facciano un pappagill. Ah, devo saltare. Forse no. Se passo da di qua, infatti. Ah, a posto. Questo è ancora in attesa che mi deve spaccare in due. Pazienza per lui. Che passo da di qua ora. Pim. Eccomi qua di nuovo. Cosa abbiamo qui? Questo è un puzzle abbastanza fastidioso. Devo cercare di far scompare tutte queste colonne, mi pare ovvio. Ne è rimasto uno. Oh, ce l'ho fatta. Bene. Premendo tasti così a casaccio. Qui si demolisce. Chiave. Ma sì, facciamoci anche male. Tanto. Ci sono mele un po' ovunque qui. Adesso ho bisogno di altre chiavi. Andiamo a vedere. Sì, eccola. Ok, aspettiamo che ricompaiano. Posso. Ah, un'altra chiave ancora. Dov'è? Chiave. Vieni fuori. Eccola. L'attesa.
è spasmodica. Oddio. Questa roba. Ecco. Cominciamo a romperla piano piano. Così potrò raggiungere finalmente la chiave. Ah, non ci arrivo. Per un po'. Ok. Con un po' di pazienza adesso. Quanta pazienza, veramente. E uno. E due. Adesso niente mi impedirà più di raggiungerti dannata chiave. Ah, perfetto. Superato anche questo. Prossimo, prego. Ehi, là. Posso passare sta roba qui, no? Ok. Ah, questa musica. Spero di passarlo subito sto livello. Anche perché in questo momento state assoldati anche voi. Davvero? No, grazie. Sali, sali. Al diavolo le ranocchie. Vieni, vieni. A posto, anche tu. Non si passa. Oh no. Dai, 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 dai. Scendi. Come li odio sti cosi. Dai, dai. Ah. Dovete ancora sopportare un po' questa tortura con me, eh? Ci siamo di nuovo, che devo andare a prendere sta chiave. Vieni qui. Sali su, Jill. Jill, forza. Ok, quest'altra chiave a cosa mi servirà adesso? Qua. Oh, quella musica è assordante, non trovate anche voi? Chi è stavolta che se ne va? Ah, non ce ne va nessuno, vabbè. Ma forse sì. Manco voluto leggere se è per questo. Ah, questo è il fine. Ho ancora un paio di livelli da fare allora. Sì, gli ultimi due livelli. E penso di averne saltati un paio, come il castello lì che stava in fondo all'altra parte, ma che ho passato arrivando per i sotterranei. Ops.
Vabbè, vi risparmierò questo. Caspita, quante gemme devo recuperare qui? Beh, siamo quasi arrivati al solito orario. Penso che questo livello ve lo farò vedere un'altra volta. Alla prossima puntata vedremo finalmente la fine di questo Jill, l'episodio Shadowwave. Attualmente ho cercato di trovarlo sul Good of Games, ma non si trova, quindi dovrò cercarmi una copia legittima su eBay o altri posti. O poi semplicemente prenderlo come Abandonware e basta.